La, c'è una città di nome Droida, con tante belle casette, e una mamma un po' di fuori, di nome Mamma Droide. Ci sono io, la mamma più pazza del mondo, ci sono io. Poi c'è un bambino di nome Lorenzo Droide, insieme alla sua sorellina, io sono Nina. In una casetta più in là, ci abita mamma Lilia. Con il suo ombrello saluterà ogni giorno Lorenzo. In un bosco così folto, verde come una poltrona, ci abita un ladro Leonardo con un fazzoletto in testa. Oh yeah, sono Leonardo, amico di Lorenzo. Rubo sempre cristallini, mi piacciono. E per concludere, se non bastasse, c'è l'infermiera e la cuoca. E alla fine sotto il mio letto c'è una befana. Voce, voce, benvenuti signore di tutte queste bischerate. In che mondo di pazzi viviamo il giorno d'oggi? L'allarme falso. Sono qui Lorenzo, cosa succede? Cosa succede? Purtroppo, Nina, bisogna abbandonare la casa. La casa si sta incendiando. Scappiamo via, scappiamo! Adesso momento uno scherzo, stupidi bambini, ci siete scassati tutti! Meno male. Mamma Droide, su queste cose non c'è da scherzare! E via, lascia un momento un piccolo scherzo, adesso fammi tornare al lavoro. Che cavolo succede ancora? L'allarme antincendio. Abbandonare la casa! Via di corsa! Lascia un momento uno scherzo, stupidi bambini. Quando mai la smetterà? Allarme! Abbandonare subito la casa! Scherzo. Abbandonare la casa! Scherzo. Un mese dopo. Questa volta non l'avrei scattato veramente! Aiuto! Serio? Tranquilla, Nino, solamente un altro scherzo di mamma droidona. Porcellona merdosa, troiuna mai allora, colona. Ma no! Questa volta vi dico che l'allarme c'era davvero! Credetemi, ma dove state andando? Io e Nina ci andiamo a prendere un gelato. Visto che te non sai fare che solo questi stupidissimi scherzi. Andiamo, Nina, ti compro un bel giocattolo. Una bambola nuova. Sì, certo. Aspettate, vengo anch'io. No. Mi sto cagando addosso. No, vengo anch'io. Vengo anch'io con voi. Non dire mai bugie.